asceti della scienza, futuri asceti della scienza, si va verso la luna, verso la terra. Si spengono le luci, buio, immaginatevelo, ed entriamo nelle stelle, in questo universo fatto di stelle. Arriviamo sul pianeta azzurro. Noi in questo universo siamo fatti della stessa materia di questo universo. L'ho scoperto grazie agli scienziati, forse di frequentarli. Noi siamo fatti di quella materia che sono i sassi. Gli alberi. Questa materia non la vediamo ad occhio nudo. Di cosa stiamo parlando? Di 50 trilioni di cellule. 50 trilioni? Sì, noi siamo fatti di 50 trilioni. Io sono 50 trilioni di cellule. Anche tu, che sei piccolina, quasi, ne avrai 50 trilioni. Guarda quanti trilioni. Forse la cerchini ha una in più, però. 50, bella comunità, Quasi tutte sono simili ad amebe. L'ameba è un organismo unicellulare individuale. Ameba vuol dire nulla facente, perché semplicemente sta ad aspettare, riflettere, fare strategie, ha una sua idea di cooperazione. Ma allora quando ti dicono oggi sei un'ameba, Ilaria? È un complimento. Le nostre cellule, dalle stelle, ricevono continue vibrazioni. Convibriamo con l'universo. E in questa energia nascono le nostre intuizioni, idee, sogni. Convibriamo con l'universo. Le cellule sane reagiscono, creando forme e colori, e variano col variare della nota. Sanno assorbire il suono, l'energia della frequenza, non la trattengono. Le cellule cancerogene, sì. Sì. Le cellule cancerogene, sì. Alla MBC scrutano nella materia della vita, studiano le cellule, cercano l'armonia nella vita. Alla MBC, M è molecole, molecole, mi, B, biotecnologie, si bemolle, C, centro, do, mi, si, do. Dal centro della tastiera, al centro di biotecnologie molecolari, al centro delle mie cellule. Maria Veronica? Sì, professore, so che lei non ne capisce di scienza. Non è che qui abbiamo scienziato dei microfoni? Mi sto stufando,
Sono in armonia? Professore, Maria Veronica, so che lei non ne capisce, ma lei deve cercare di capire. E con tutte queste sigle, questi numeri, per me è un linguaggio alieno, ma lei deve cercare di capire. Lei, come tutti noi, crea scienza. Noi viviamo di scienza, mangiamo scienza. E non lo sappiamo. La scienza ci salverà. La scienza mi salverà. E allora, da quel giorno, da quando sono entrata alla NBC, un bel, guardate, sembra una navicella spaziale. Ci sono le batterie cariche? Cambiamo l'archetto prima di entrare all'NBC? Grazie. Medici, biotecnologi, biologi, arrivano più di 1000 studenti l'anno. Lei è studente dell'NBC? Invitano anche 250 alla volta di scolaresche, invitate a saperne di più di scienza, proprio come qui oggi, imparano a spremere il DNA, a estrarre il DNA dalle banane, dal kiwi, per fare che? Per dare risposte alle malattie genetiche rare, linfomi, carcinomi, anemie, tutto quello che ci può aiutare a sconfiggere il cancro. Sì. Tutto quello che ci può aiutare a capire perché abbiamo queste cellule malate, tutto quello che ci può aiutare alla NBC. Maria Veronica? Sì, professore, venga a vedere, vestita così sembrerà che ha un camice. Venga, questa è la cucina. La cucina? La cucina scientifica. Qui è dove nasce tutto. Svuotare la lavastoviglie piena di beute, becher, tappi, imbuti, poi mettere tutto nella stufa ad asciugare, poi in autoclave a sterilizzare. Queste sono le scatoline dei puntali, servono per prendere le cellule, sospendere una soluzione. I puntali è come avere un cucchiaio in cucina, se non ce l'hai non puoi lavorare. E queste sono le spruzzette, sembrano delle sacche à poche per la crema pasticcera. Ci sono dei bambini, li ho visti. Bambini, quell'acqua non si beve, no, ma è piena di vita, detto dai figli degli scienziati. Tutto deve essere sterile, sterile, metta i guanti. I guanti, metta i guanti. La Millie Coo è la regina delle acque. Lei demineralizzata serve per le sospensioni, le più importanti. Ma via, mettiamo tutto sul carrello e via nelle stanze. E quando arrivano gli scienziati, gli alieni, trovano pronti a scalare le vette della ricerca, trovano tutto pronto. E nel silenzio si aggira il professor Silengo e la professoressa Altruda. La ricerca è nelle loro mani. Li vedo arrivare come alieni. Oggi devo purificare le proteine, io ho il DNA in centrifuga, neuroni da fotografare, reagenti da sistemare, e chi è già al microscopio? Il caffè. Dopo, le scienziate, soprattutto donne, la biotecnologia, e loro arrivano presto sui banchi di lavoro, e chi arriva più tardi va anche a casa più tardi, tutte al lavoro. Tutte al lavoro in un unico grande accordo. Tanti accordi. Suona. L'incubatore suona. L'incubatore è dentro la stanza cellule. Nell'incubatore ci sono i criotubi. Immersi nell'azoto liquido a meno 180. Ieri ne ho visto così tanti litri di azoto liquido, adesso so che cos'è l'azoto liquido. Nelle sperimentazioni con voi, ragazzi. Freddo, freddo, questo criotubo contiene 20 milioni di cellule.
Tutti nominati, datati, questo 14 maggio, ma di oggi, no, 1915. Queste sono centenarie e poi vanno risospese velocemente sul banco di lavoro e messe su delle piastre, dei piatti, piatti, piastre, piastre petri, nutrite con un terreno rosso creso. Guardale, belle nutrite. Attenti ai batteri e ai lieviti, se no si contaminano e l'esperimento va in fumo. Ah, come per me in cucina quando qualcosa va male, quando la torta va in fumo. Maria Veronica, guardi su quei vetrini. Su quei vetrini sono fissate le cellule. Con l'olio, non quello di cucina, di paraffina. Sono piccoli questi vetrini, più piccoli delle lenti a contatto, sterili. Alcol, acido e acqua, alcol, acido e acqua, tre passaggi, poi messi ad asciugare su un bel piatto di vetro, coperti con un bel coperchio di vetro, sembra una bella tortiera, e lasciati lì tutta la notte. Ma come fanno a lavorare con questo invisibile? Con tutta questa materia invisibile, come fanno? Come fanno? Lì c'è un taglio, cosa fanno? Siamo già all'inferno? Stanza sviluppo. Stanza sviluppo, odore acre, acido. Gli scienziati sono tutti lì, al buio, a vedere verso una lucina rossa, non è quella, a guardare con ansia la propria lastra. Cosa vedi? Niente. Cercano le proteine nelle cellule. Anni di ricerca, anni. Io le sto cercando nelle cellule dei neuroni, quelle del cervello, se i segnali non sono corretti, è Alzheimer. Io le sto cercando nel sangue, sì, per combattere le anemie. No, no, l'ho trovata, la mia proteina l'ho trovata. C'è sempre una luce nel buio, per la strada, sulla strada della ricerca. Gli scienziati credono nelle fate? Sperano sempre in un lieto fine. Dai, fantascienza, fate scienza, scienziati, continuate. Continuano, sì, a curare le loro creature. Eccole, li mettono dentro a... Dentro? Dov'è che li mettono? Come si chiama questo? Come si chiama? L'incubatore. Brava. L'incubatore. Le nutrono, guarda. Vive. Che bella comunità. Che bella comunità di cellule, eh? Che ameba. Guarda. Neurone, guarda. Carcinoma. Linfocita. Guarda. Quello, anche la trameva, cellule, cellula staminale, la staminale embrionale, è quella più importante, no? Mi hanno insegnato. Lei riesce a generare 250 tipi di cellule che formano il nostro corpo, il fegato, il cuore, il cervello, le nostre cellule, 50 trilioni. Vabbè, non discuto, 50 trilioni. Ma come immaginarle? 10.000 stanno su una, la testa di uno spillo. E se apriamo una membrana cellulare, 8.000 membrane cellulari, otteniamo lo spessore di un foglio di carta che vibra. Immaginiamole. Siamo qui. No.
Ma come? Continuano a crescere queste cellule? Continuano a crescere? Ma già messe, nutrite, già messe, abbiamo tagliato. E continuiamo a nutrirle? Non abbiamo, quindi diventa lunga, ragazzi, 40 minuti, comunque continuano a nutrirle, le vedo. Continuano a nutrirle. Cos'è che contiene la cellula, scusate? Il DNA. E dove lo si vede il DNA? Cos'è? È un codice genetico. Ma che codice? Io conosco il codice a barra sui libri o sulle scatole dei piselli. Sì, devo ricordarmi di comprare le uova, voglio fare la torta paradiso. Il codice, Maria Veronica, il DNA, di desossiribo, N nucleico, A alieni, AC, nel centro della cellula, come per me, per l'uomo, è l'unica grande cellula che noi vediamo ad occhio nudo, l'uovo, nel centro della cellula. Il centro è ricco di DNA. Hanno da 100 anni si sa la sua esistenza, ma non come era fatto. Solo 60 anni fa l'hanno scoperto, la mia età. È fatto da 4 basi azotate. Oh, mamma mia. Adenina, va bene. Timina. Citosina e giguanina. Oh, ina, quanti diminutivi, ma è un grande sistema. A si incontra con la T e C con la G, sì, viaggiano in coppia, dicono, viaggiano insieme, in coppia. T, C e G. Oh, no, guarda, il libro della scienza per me è molto, molto complesso. Poi è scritto tutto in inglese, guarda. Ci sono delle figurine, delle foto, delle immagini. No, un viaggio nella materia. Guarda, un viaggio nella materia. Allora, spermatozoo e ovocita si incontrano. Bravi gli scienziati che si accoppiano. Guarda. Oh, bravi. Hanno scoperto la materia della vita. Si chiama DNA, no? Hanno scoperto il ruolo del DNA, quello dell'ereditarietà. No? Guarda, c'è le orecchie della mamma e il sorriso della zia. Che bella ereditarietà. Viva il sesso! Se no saremmo ancora qui, nello stesso brodo primordiale, tutti uguali. Amebe? Viva il sesso! Vogliamo vederlo? Il DNA. C'è una bella fotografia. La famosa foto numero 51. Scattata ai raggi X. La più bella foto di sostanza mai scattata. Finalmente la vita ha una sua identità, una forma. È stata disegnata come una scala a chiocciola, come un'elica, come a cartocciare la carta, come un fusillo, signor. È lungo 2 metri in ogni cellula. E in tutte le cellule
si contano 20 milioni di chilometri. Come da qui alla Luna. Una molecola che non si vede neanche della nostra memoria, la memoria della nostra evoluzione. Noi sospesi su quel filo dove è scritta la vita. CGT, non perdiamo il filo, ATGC, il DNA ci spiega, ci identifica tutti gli esseri viventi, sì, dai sassi, dai fossili, agli animali, ai vegetali. Per esempio, se ci fosse qui un turco, lei è turco? No. Poi c'è un veneto, o una bambina e quel signore bello anziano, ecco, potrebbero avere in comune il 99,9% di... Si sieda, anche lei fa parte del DNA, Il 99% di DNA, ci crede lei? Lei è tedesco? No, non sei... Si sieda, allora! E allora perché questi confini, si parla di razze, di confini, ma noi siamo tutti cugini. Tutti figli della stessa madre, Africa. C, T, G, T, G, T, C, G, T, G, T, 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 C, G, T. Ma come si fa a leggere senza punti, senza virgola? C'è G, T, T, T. Come si fa a leggere? Solo i geni lo sanno fare. I geni, quelli con il genio? No, Maria Veronica, sono 30.000 i geni che sanno leggere, trascrivere nelle nostre cellule, trovare le proteine. Le mie proteine. Geni, dovete cercare di capire come mai le mie cellule sono malate. A, T, C, G, G, T, T, G, T, T. Ecco, l'armonia. Cerchiamo un'armonia. Il DNA, i suoi 64 codoni, sono accostati ai 64 esagrammi degli cibi. Il suono della vita. Però l'umanità ha bisogno sicuramente di scienziati che fanno al meglio il loro lavoro, ma ha anche bisogno di sognatori che lavorino per il loro interesse, sì, ma in difesa di un bene comune. E un sognatore si è seduto adesso, lo conosco. Si è seduto. Dove siamo? Lo scienziato. Oh, è come un pifferaio magico. Lui sogna una bella società. Si occupa dei topi perché i cittadini la vogliono bella, sana. Ma poi non riconoscono l'opera. E allora lui chiede, ma come? Cosa insegnate ai vostri figli? Se io continuerò a suonare, loro verranno con me in una bella società, onesta e felice. Una chimera. Una chimera. Vergogna, vergognatevi, detto da chi? Da chi confonde vivisezione con sperimentazione animale. Povere bestie, da chi prende la tachipirina per il mal di testa, no? Ma è stata sperimentata sugli animali. Sì, e un topo è malato di reni, se gli si iniettano delle cellule staminali, mi hanno spiegato gli scienziati, lui vive. E allora perché non cominciamo a sperimentare con le cellule staminali? Io voglio guarire. Perché? Chi lo vieta in Italia? Eppure siamo i primi in Italia ad aver creato un farmaco a base di staminali. La scienza non è tua, è dei cittadini. Come non fidarsi della scienza?
la possibilità, la potenziale per capire meglio cosa gli uomini e le donne possono fare. I ciarlatani sono sempre esistiti. Quello che è importante è la cura delle persone, no? Un topo salva la vita. Ormai siamo quasi con le tre R, adesso non sto a spiegarvi, ma il topo salva una vita umana, fino a che si potrà lavorare sui topi. Il topo salva una vita umana, ma gli scienziati, la vita degli scienziati, come metabolizzare tutta quella fatica? Lo sappiamo, no? Che noi siamo simili al topo al 90%, Simili al topo al 90%. Però, poveri scienziati, come fanno? Loro io li sento, sì, oggi è Natale, lo so, ma sono nati i cucciolini, devo seguirli. Ma ti avevo detto che venivo al cinema, ma devo andare dai topini. Loro hanno questi topini diabetici, anemici. Quelli diabetici non possono mangiare la mia torta, No. Quanti? Si occupano di tutte le malattie che gli iniettano, no? I topi. Ma questi scienziati, che specie umana, Loro, si sentono, se non seguono tutte le tappe, si sentono di tradire la ricerca, se stessi. Che specie umana questi scienziati, io spero che li abbiate conosciuti, ma qui stiamo lavorando con gli addetti ai lavori, forse qualcuno qui è visitatore, ma tutta questa scienza che sta brulicando qui dentro, che sento, quanto lavoro, quanto. Ma di questa specie, i topi, poi c'è anche, noi siamo simili anche al pesci, ai pesci. Aria di mare, nella fish room, loro sono dentro a queste vasche divisi per famiglia, stesso ceppo, stesso genotipo, gli zebra fish, è un pescetto tropicale, trasparente, si vedono i tessuti, il sangue che batte, il cuore che batte, il sangue che scorre. Partoriscono 200 uova a settimana e in 24 ore partoriscono delle belle perle trasparenti, belli, sani. Si dice no, sano come un pesce, ma se gli inietti la malattia loro si ammalano come noi. Di tutti i pesci del mare è lui quello che ci assomiglia di più. Siamo stati affascinante, ma la più affascinante è la cellula staminale, embrionale. Lei contiene i segreti della vita. Lei non è ancora corpo e duplicandola lei diventa tante colonie, sorelle. Guarda, e hanno bisogno di spazio. In una piastra, guardate, mille, ce ne stanno mille qua, in questa 5.000, e in questa 5.000, 1.000, 5.000, 20.000, 1.000.000, guarda, si muovono, vibrano, fanno sempre la stessa strada. Come faccio io tutti i giorni, e vai, corri a casa, dai bambini, dai la torta paradiso, sì, poi torno al lavoro, ma scienziate, ma le mie proteine le avete trovate? Dobbiamo ancora, disgregarle, sì, scienziate? E allora disgreghiamole, no? Avanti, proteasi, allineatevi,
pezzatina, leopettina, aprotinina, nomi di vite, avanti, beh, ci vuole l'acqua, no, l'acqua no, non si arriva all'impasto, no, il rima buffer, buffer, beh, buffer, buffer chi, buffer, buffer chi? Ho trovato la soluzione, hanno trovato le mie proteine? Quante ne hanno trovate alla NBC per curare le malattie? Emopexina ferro, P130K, P100 Ubiad cuore, P140, ma quante sigle, quanti numeri, P130, ma... Le hanno trovate. Ma la mia proteina? L'hanno trovata. Ecco. Il colore ci dice che c'è. Lei, Melusina, la fata del cuore. Lei è Melusina. Lei è una grande alleata nelle cellule del nostro corpo. Quando il cuore è sotto stress, per fatica, per amore, lei si lega alle integrine, le valvole cardiache e cosa fa? Protegge il cuore. Ipertrofia compensatoria. Un lieto fine. Ma non è sola, ha una sorella, Morgana. Lei è dappertutto, ubiquitaria. Bisogna fermarla all'interno della cellula e inibirla, perché mi mette nei guai. E se ce n'è troppo o troppo poco, lei produce il tumore. Più colore, più Morgana. Più colore, più Morgana. Cellule sane, cellule malate. Abbiamo capito? Estrarre dalle cellule le proteine. Leggerle con il colore. Ma io le voglio vedere, voglio sapere. Si possono vedere solo al microscopio elettronico. Senta, Celeghin, solo al microscopio elettronico. Guardale, ce ne sono di tondeggianti, traslucide, tentacolari. Belle, con questo bel raggio di sole, tutta vita, tutta natura, piacerebbe che si vedessero meglio, ma... Io, cellula, sono la protagonista, anche se voi non mi vedete ad occhio nudo, io ci sono, faccio parte di voi. Alimento la vita da miliardi di anni. Gli scienziati possono esplorarmi, trasfettarmi, ma io so duplicarmi da sola, simmetricamente, armonicamente. Ma se prendo delle diagonali mi osservano più attentamente. Forse ho combinato qualche guaio? Sono materia pura e trasparente. E per osservarmi mi colorano. Verde,
Ben Cherry un altro rosso. L'api e il blu vedono il mio nucleo. I miei filamenti si estendono toccando altre cellule amiche. Cellule, cellule si toccano, cercano, esplorano gli spazi, quelli giusti, vanno. Le cellule amiche trovano il loro posto. E questo è il mio posto, no? Questo è il mio posto, no? E si tolga di lì, questo è il mio posto, no? Io sono la cellula staminale, l'unipotente. Io sono tutto, posso fare tutto. Io posso guarire se potessero usarmi liberamente. No, chemioterapia, no, radioterapia, no, trasfusioni, trapianti, basta. Ascoltiamo, cerchiamo armonia. Finalmente hanno trovato la mia proteina, il mio anticorpo è rosso. Artisti della vita, alla NBC. Loro, le fabbriche, le cellule, le proteine, le fabbricano tutti i giorni. Nella Cell Factory 1 e 2. Ci andiamo se volete. Grandi sognatori, con i piedi per terra, ogni giorno coltivano quel deserto. Loro con piccole quantità danno grandi risultati, ci insegnano che fare scienza è fare cultura, dall'A alla Z, dal Do al Do. Chiudere l'intera ricerca in una linea cellulare, in uno spazio comprensibile, in un luogo del pensiero, in questa materia così in movimento, come? Alla nostra pazienza, ai sogni che vogliamo sognare. Il sogno è continuare a credere nella medicina rigenerativa. Le staminali sono necessarie, sono indispensabili, risuonano in noi, vive. Gli ingredienti necessari alla vita siamo noi stessi sotto questo cielo. L'universo è dentro di noi. Questo è ciò che esattamente siamo.
questa. Se è vero che le cellule producono altre cellule. Di solito ho una... Grazie, scienziati, addetti ai lavori, grandiosi. Siamo state capaci di girare da 2 anni con la biotecnologa della NBC nelle scuole, davanti ai ragazzini che sono molto più esperti di me, ne sanno di Desossi Ribò, e solitamente portiamo la torta paradiso, perché gli scienziati si meritano una fettina di torta paradiso, però poi i miei figli la finiscono. Ma la NBC solitamente, ecco, offre delle staminali speciali. Vuoi assaggiare? Guarda. Cin cin. Viva la scienza! E anche per voi.